up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. Eccoci qua ragazzi, bentornati al secondo episodio di Hitman Absolution. Allora, oggi facciamo questa missione qua, la seconda parte. Dobbiamo assassinare il boss di Chinatown. Via. Vieni qua. Miglioli odoga la Chicago di tutta la città! I miglioli, provateli con la mostarda! Venite! No, non posso provare niente, detto grazie, molto grazie. Grazie niente. Secondo me è la cinete quello lì. Lo bable. Ok. Tutto diviso. Sì, grazie. Te allo zenzero, fatevi sotto. Te allo zenzero. Che cazzo è quello? Datevi una svegliata voi. Non vi pago per appiattirvi. Nessuno può salire senza il mio permesso. Salve, quanti gliene faccio? Venite, assaggiate. Ok, sei Batman? Batman? Snowman! Sì, sì, sai benissimo. Porta qui il culo e alla svelta. Ho un calo di zuccheri, ho finito le caramelle. Cosa posso fare per lei? Calo di zuccheri hai, eh? Allora, troviamo un modo per... Salve, quanti gliene faccio? Sì, ci vediamo alla pagoda fra un niente. Va bene, ma datti una mossa. Allora, vediamo qua. Se riuscissimo a trovare un travestimento per... avvicinarci di più, ma solo 3,99 a scodella. È abbastanza grigliata per tutti. 5, numero 5. Bene, 3, riso extra. Così avete anche. È un affarone. Come va? Bene, grazie. Grazie a lei e buona giornata. Prego, arrivederci. Dai, okay, non fare sto scherzo. Sento l'odore, lo sente l'odore? Senta, no, senta com'è buono. Pesci di ogni genere, pesci puzzolanti e pesci con buon odore. Ordinate subito, qui è tutto squisito. E hanno invitato anche noi. Signore, attenzione, si è dimenticato il resto. Ciao, ma... già c'è crisi. E ti dimentichi il resto. Oh, che cosa ho visto. Pesce grigliata per tutti. Ok, di chi è la grigliata? Chi ha chiesto la grigliata col riso? Una bella ascia. Ma ce ne facciamo ben poco di quest'ascia. Non possiamo neanche usarla davanti a tutti. Non ci scoprono subito. Oh. Quello chi è? Ah, sarà il tipo che ha chiamato prima per i cali di zucchero. Dai. Dov'è il boss? Dai che non c'è tempo da perdere. Ok, torno dopo allora. Tra 12 ore esatte. No, no. Ok. No, 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 no. Tutto a posto. Eccolo là. Sta ritornando. Spero di rivederti presto. Vuoi provare il mio involtino primavera? Sì, no, vuoi provare il mio involtino? Cosa posso portare? Ok. L'ingrediente segreto ti esploderà in bocca. Ti esploderà in bocca, tutti questi doppi sensi. Ha paura. Ai. L'hanno cucito su misura. Devo prenderne uno anch'io. Basta cazzate. Certo, capito. Allora di quanta roba stiamo parlando, eh? Di tutta. Cazzo, non c'è problema. Va bene, devo solo... fammi fare un paio di chiamate. Dammi 10 minuti. Io tornerei fra 5. Certo, 5 minuti e sono da te. Ecco il resto. Venite, affacciate la nostra salsa di Yaki. Salve. Sì, tutto a posto, me la cavo. No, volevo solo parlarti un attimo. Sì, della... dai. Il piercing dove? Vuoi che me lo faccia anch'io? No, io un piercing là non me lo faccio. Certo, certo. Perché la lingua si gonfia e non puoi parlare per giorni? Ma finalmente. Ok, sei un idiota. Perché mai dovrei...
potremmo farcelo uguale se poi le lingue non si... Tu non sei proprio male. No, io non mi faccio un bel niente. Tanto ho gli spezzicollo, lo neutralizzi, ti dà sempre negativo, quindi vabbè, buttiamolo qua dentro. Ma che culo, siete tutti e due pelati. Che travestimento è? No. Niente, andiamo. Niente, grazie. Circolare, signore, polizia. Coraggio. Sì, no, signore. Sì, signore, vendiamo. Circolare, mi ha chiamato il tuo capo. Dai, che gli devo dare la bamba. La bamba. Vai, la bamba. Eccolo che arriva. Tigidi. Tigidi. Sì, ancora là che ti esplode in bocca? Però c'è anche da cucinare. E di tornare a finalmente nel paese della cuccagna. Voglio vederti ogni giorno della settimana. Grazie di tutto, ecco il resto. Spero di rivederti presto. Quasi quasi mi sparo un po' di bianca. Cristo santo. Ogni notte è una notte col forno. Io lo porto laggiù e lo ammazzo. Serve una busta, signora? Salve, grazie mille per aver risposto. Ok, sai, sono tutti, la ringrazio. Ehi, Magellano, lo vuoi sapere un segreto? Dimmi. Questa non è una scorciatoia. Pronto? Sì. Bene. No, ho sbagliato strada. Scusami. Sì, ho telefonato una settimana fa. Ne ho parlato con... Vieni qua. Guarda, posso espandere la mia attività come niente. Certo, la roba di qui è il 50% spaghetti di riso, ma è sempre meglio di questo. Qua. Dove cazzo sto andando? È che... Vieni, il zio. Il problema è che ho ordinato uno dei vostri router wireless e sto cercando di... Dai, vieni qua che ti do... Mi prendi per il culo? Ma mi hai portato a fare shopping? Cos'è? Vuoi darmi anche la manina e andiamo a comprare le tende? O stai cercando di dirmi qualcosa? Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ehi, senti un po'. Ti sembra che siamo qui in gita? Forza, su, io sono un uomo impegnato. Che travestimento è? No, rimettiamoci questo. Magari mi... che ne so. È più efficace. Ora direi che ce ne possiamo andare. Nessuno ci ha visto, nessuno sa niente. Un lavoro ben fatto, pulito, così non abbiamo neanche la... come si dice, non abbiamo ingaggiato sparatori, niente. Salve. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Hai una moneta per un povero diavolo? Ehi, c'era il mio caffè lì dentro, idiota. Sì, mio amore.
E cosa porta qui il tuo brutto muso? Cerco informazioni. Sei nel posto giusto. Informazioni. Tu cerchi informazioni, io trovo informazioni. Ha un prezzo, ovviamente. Naturalmente, ha un prezzo. Puoi dirlo forte. Una ragazza di nome Vittoria. L'agenzia la vuole a tutti i costi, devo sapere perché. No, aspetta. L'agenzia. Vuoi che ficchi il naso negli affari dell'agenzia? Sei forse impazzito? Sì, devi essere pazzo, sì. Ok, quanto sei disposto a pagare? Dimmi cosa vuoi. Beh, sì, i ferri del mestiere. Parla della ragazza, sai cosa fare. Sì, certo, ti chiamo. No. Esatto. Perfetto, ragazzi. Perfetto, perfettissimo. Perché quando ho scoperto, scusa? Non mi sembra di essere stato scoperto comunque. Svizzera. Continuiamo. Sì. Hotel Terminus. Stanza 899. Ho chiesto in giro della ragazza e la risposta è stata un nome. Blake Dexter, un noto fabbricante d'armi che sembra aver maturato un interesse speciale per la tua ragazza. Ora Dexter occupa gli ultimi piani dell'hotel Terminus, sotto stretta sorveglianza dei suoi uomini. E comunque un uomo esperto e dalle mille risorse come te non dovrebbe avere problemi a trovare un modo per infiltrarsi. Buona fortuna, amico. Perfetto ragazzi, anche per oggi finiamo qua il video. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!